San Severo 58, Unieuro Forlì 71, il punteggio della sesta giornata del campionato Serie A2 Old Wild West. Diamo il benvenuto a coach Sandro Dell'Agnello. Coach, le chiederei subito un suo primo commento a caldo, poi ascoltiamo le curiosità dei giornalisti. Ma direi che è stata una partita ruvida e spezzettata, ma più per merito delle difese molto aggressive e organizzate sia di Forlì che di San Severo, che non del gioco che è mancato. Non era facile oggi esprimersi in attacco, ripeto, contro questo atteggiamento difensivo di entrambe le squadre. Per la mia squadra mi fa piacere sottolineare il fatto che l'ultimo quarto, cioè quando si decideva la partita, abbiamo fatto un parziale di 20-10. Credo, giocando anche Benino in attacco, soprattutto con un ace protagonista, e in difesa abbiamo chiuso direi veramente tutto, abbiamo lasciato pochi spazi a loro. Quindi una vittoria difficile, ma che mi lascia molto soddisfatto per l'atteggiamento e la voglia di sacrificarsi dei nostri giocatori. Pino Pistillo, Foggia TV. Sì, coach, i numeri dicono che Ace è stato il migliore in campo in termini di valutazione, in termini di punti realizzati, ma probabilmente il più determinato è stato Ballpin. Ma io credo che al di là dei punti segnati, io ho molti giocatori oggi da ringraziare che hanno fatto la loro parte e hanno portato il loro mattoncino. Riccardo sicuramente è stato un fattore, i due lunghi, se non fossero stati penalizzati da falli, avrebbero fatto una partita importante, il Carroll del secondo tempo, Pullazzi. Sono contento non tanto della spettacolarità della partita, ma della prestazione di squadra intesa come squadra, ovviamente con la ciliegina sopra della prestazione offensiva di Kenny Ace. Luca Ficucello del Corriere di San Severo. Coach, buonasera. Lei ha poc'anzi accennato al fatto che nell'ultimo quarto c'è stato, ecco, lo scatto in avanti della sua squadra. Ritiene più per stanchezza degli avversari o sulla base di quali alchimie di gioco adottate da lei? No, il merito è solo dei giocatori, l'allenatore deve solo cercare di non far danni. Io credo che nell'ultimo quarto, vabbè, seguendo ovviamente le nostre regole, ogni squadra ha le sue regole, siamo stati molto presenti nel contrastare soprattutto i tiri da tre. Sapete meglio di me che San Severo usa molto quest'arma in campionato. Abbiamo lasciato per la verità un paio di penetrazioni, se non ricordo male, un paio di sottomani evitabili, però veramente non sono riusciti a tirare mai liberi da tre, e questo va a merito dei nostri giocatori. Curiosità da Forlì. Enrico Pasini ti chiede se i falli dei lunghi sono stati condizionanti nell'idea di partita che avevi, e un commento sul fatto che la tenacia e la difesa nel secondo tempo sono stati determinanti, sottolinea. Tenacia e la difesa del secondo tempo. Sì, allora, i due lunghi secondo me hanno fatto una buona prestazione, ho rivisto Lorenzo bene la prima parte, anche Davide ha fatto numeri importanti, hanno giocato meno di qualche minuto in meno di quello che avevo in testa solo per problemi di falli, ma ci hanno dato tutte e due una grossa mano, anche perché spesso, specialmente nel finale, abbiamo usato una difesa che prevedeva molti cambi, e in questo caso il 5 deve andare a marcare le guardie e sacrificarsi molto, quindi è stato questo il motivo. E sicuramente la tenacia, mi rifaccio a quello che ho detto prima, la tenacia e la voglia di non regalare niente, soprattutto difensivamente, ci hanno consentito di fare appunto 20-10 nell'ultimo quarto. Altra domanda sempre da Enrico Pasini, ti chiede: dopo i 3 minuti iniziali del secondo tempo, nel quale non siamo andati benissimo, è arrivato un parziale di 12-0, ti chiede se è stata lì la svolta della partita. Beh, quella è stata una bella chiave, abbiamo chiamato time out, abbiamo aggiustato un paio di cose che per la verità nell'arco dei 40 minuti può darsi che capita un momento, diciamo, down. Fortunatamente ci siamo ripresi subito e abbiamo ribreccato subito a nostro favore, senza trascinare questi 3 minuti, diciamo, che eravamo un attimo in affanno, senza trascinarli lunghi, ecco. Simone Casadei ti chiede un commento sul, se vogliamo trovare un neo, le 20 palle perse. È il neo della partita, non posso negarlo. Sempre Casadei, un commento su Kenny Ace, lo chiedevi protagonista, risposto subito presente. Beh, ha dato una bella risposta oggi, sì. Altra domanda, Stefano Benzoni ti chiede un commento appunto sulla difesa efficace del quarto periodo, come hai detto in apertura. Sì, ho già risposto prima, credo di aver risposto a Stefano. E ultimissima, sempre da Enrico Pasini, ti chiede come è giunta questa vittoria, cosa significa per il nostro prosieguo. Beh, noi abbiamo attraversato un momentaccio non troppo tempo fa e adesso avevamo bisogno di vincere, l'abbiamo fatto con 100, fortunatamente l'abbiamo fatto qui, vedrete che questo sarà un campo molto difficile per tutti e ci dà uno slancio, soprattutto per aver vinto queste due partite subendo veramente pochi punti. Questo ci dà grande fiducia nel lavoro che facciamo. Coach, complimenti per la vittoria e in bocca al lupo per tutto. Grazie, crepi.